Ciao a tutti, ed eccoci qui nel primo gameplay di Metro Last Light. Allora, qui sto facendo un commento in live, quindi volevo iniziare il, come ho già detto, il walkthrough di questo gioco. E oddio mio, cos'è sta roba? Ma che cavolo di gioco? Ma porca miseria, ma ce l'ho a fianco, ma era un umano prima. È tutto a rallenti, ragazzi, sto uccidendo i miei amici. Questo qui sembra l'inizio del tipo di Metro 2033, è simile. Vabbè, è simile. Oddio. Che cosa strana sta succedendo. Vabbè, stavo dicendo che avevo l'idea di iniziare questo walkthrough di Metro, quindi caricherò tipo 1, 2, no 1, 2, sto scherzando, 3 video a settimana, se riesco, se no anche 2. E in ogni caso ora faremo il primo livello e... Oddio, ma non erano morti tutti, tra i spiegati. Perché avevo una capo... Ah, ok, aspetta. Ora ci svegliamo, sarà tipo cosa sta dicendo questo qua. Cosa dice? Cosa vuole? Vabbè. Sì, dai, sforziamoci su. Dai. Allora, perché? Allora, prima cosa, dove siamo? Di preciso. In una strana stanza metallica. Ho già visto gli obiettivi e mi sembrano abbastanza semplici. Cioè, semplici, oddio. Bisogna giocarla più di una volta, secondo me, eh. Però alla fine non è che sia tutta sta difficoltà. Ero riuscito a fare... ad aver completato il primo, quindi ora voglio... Il mio obiettivo è completare anche Metro Last Light in tutto e per tutto. Allora. Poi... Ditemi se questa, diciamo, serie di Metro Last Light vi piace, nel senso... Così... Così la continuo, tanto io avevo l'idea di finirla, quindi... Ah, ecco, lì nella minestra c'è una chitarra e dobbiamo prenderla questa chitarra, perché... Prendere, suonare, perché c'è l'obiettivo di suonare tutti gli oggetti, diciamo, gli strumenti musicali del gioco. Come al solito il nostro bellissimo taccuino. Che è l'accendino, come sempre. Non l'ho mai usato io. Sinceramente non mi è servito a niente. Ah, cos'è sta roba X? Ok, suoniamo la chitarra. Comprensione. Poi, non so, c'è qualcosa qui. Un registratore. Sempre registratore. Una lampadina. Cos'è? Cibo. Ah no, era sempre registratore, scusate. Vabbè, procediamo. Quando appare questa icona, i tuoi obiettivi sono stati aggiornati nel diario. Per visualizzare, nascondere il diario e premi back. Ma questo qui lo sapevo già. Te, prosegui Khan all'incontro con Miller. Bella, quindi è proprio il continuo, diciamo, comunque, di Metro 2033. Bellissimo. Allora, procediamo qui in questa stanza, tutti sdraiati a caso. Ok, suoniamo anche questo strumento, vediamo comprensione. Mi sembra che non ci sia altro da suonare. Poi mi sembra che ci sono anche delle cose segrete da trovare, o comunque da scrivere diari, non so, una roba stranissima. Allora, questo qui dovrebbe darci le armi, si spera. Se si muove a darcele, su. Allora, la maschera, come sempre. Voglio vedere le innovazioni che hanno fatto in questo gioco. Se sono belle oppure fanno schifo, diciamo. Secondo me saranno spettacolari. Attendo questo gioco da troppo tempo. E mi aspetto una cosa veramente fantastica. Per quello che sto vedendo ora mi piace. Anche solo queste cose qua così, non ci sono combattimenti e tutto, mi piace tantissimo. Già all'inizio non si capiva niente, però era spettacolare che ammazzavi tutti i tuoi alleati, che poi in realtà li vedi te, li vedi mostri, quindi tutta roba del genere. Allora, 160 munizioni. Mi sembra che io lo stia giocando in modalità, mi sembra faccia normale, non mi ricordo. Proprio per finirlo prima. Aspetta, cos'è? Tieni premuto Y per... Cos'è sta roba? Ragazzi, è cambiato tutto. LB. Tieni premuto LB per il menu dell'equipaggiamento. Madonna. Ah, ok, ho capito. Dov'è l'arma? Non ce l'ho le armi. Poi... Basta. Dove devo andare? Oh. Ma io non ho armi. Che cavolo voglio farmi fare sto qua? Oh, una lampa di batteria, kit medico. Ah, ok. Non avevo capito.
Assassin's Down, madonna. Aspetta, no, questo qui non l'ho mai visto, cos'è? Aspetta, la K, poi cosa c'è? La bastarda? Fucile a pompa schifoso, un revolver, no, 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 prendiamo la K che è bellissimo. Sostituisci. E prendiamo anche il cubo, non so cosa io. Non so che cavolo sto facendo, scusate. Ah, palle, seleziona, ah. Oh. La K, seleziona, revolver. Ok. Ok, va bene, va bene. Se non vedo. Oh, ce l'ho fatta! Allora, com'era l'equipaggiamento? Per far scorrere. Ok, Y. Ok, basta. Allora, io premo Y e faccio tutto veloce. Wow, wow, wow. Ok, con X carica. Hanno cambiato tutto il. Cos'è, oddio? Ragazzi, hanno cambiato i tasti e la mia. Cioè, mi devo abituare. Cos'è davanti a me? Non posso mai cambiarmi l'impostazione del menu così, anche se devo dire che. Sembra complicata, ma secondo me è bella. Allora, spariamo questo. Cos'è sta roba? X. Ok. Quanti nemici devo ammazzare prima di poter andarmene? Oh. Basta sto bulino, mi sta rompendo le palle. Allora, cosa devo fare? Segui il cannone. Che cavolo, sto 2 a 2 ore seguo il cannone, ma nessuno mi apre la porta, brutti figli. Guarda, guarda lì. Guarda che schifezzi, schifosi sono. Allora, guardate, io provo tutte le armi. Questa mi fa un po' schifo, lui. Non mi piace. Revolta, si chiama di brutto. Morfi, muori, muore. Oh, morto. Okay. Io odio, oh, okay. odio a morte questo gioco. Cioè non il gioco, l'inizio è veramente barocco, madonna. No vabbè, però mi sto arrabbiando così perché devo tornare indietro, scommetto. Perché non corre questo danno? No. Aiuto ragazzi, non ci capisco niente in questo gioco, cioè. Guardate, la freccia incendiare qua. E boom. E vado qua. Prendo la munizione. E premo il tasto. Poi. E beh, poi. Ok, ho usato la K, poi. Ah, speriamo tutto. Ciò che si muove. Ma boh, ma che cavolo ti gioco con te, cioè. Coniglio, che cavolo è? Completa la sequenza del. Ah, ma era tutto un addestramento sto qui. Ma che rottura di palle, ma veramente, oh. Ma è stato lunghissimo. Bisogna solo sparare con deficiente alle persone. Ma porca miseria, sono stato lì io credendo che mi facesse durare 20 ore la cosa. Allora, dove devo andare? Ah, ecco qua. Ma cosa sono tutti cambiati adesso? Guardate questo qui con la bandana, che cavolo. Ah, canna, giusto? Beh? Sì, è cambiato. Che carino che è. Mi piaceva più nell'uno, sinceramente. Comunque, secondo me, l'impressione che ti dà questo gioco all'inizio, a parte l'addestramento che secondo me è troppo lungo, è molto positivo, è molto bello, è un ambiente, poi non vedo l'ora di uscire nelle città e vedere quell'ambiente post-apocalittico che è proprio particolare, proprio il particolare perfetto di Metro 2033 o comunque Metro Last Light, di Metro in sostanza. E ora vediamo un po' qua, allora, dai. Bel faccino, ok. Guardate, oddio, sono incastrato. Ok, aspetta, ok, vicino noi abbassiamo. No, perché questi qua, porca mi violenti. Guardate come mi guardano, guardate,
grande, con i loro piccoli occhietti che scrutano tutto. Aiuto, povero Artyom, che sta pure buggato, va incastrato, guardate. Non riesco a smuovermi, non riesco. Si scatta come un idiota. Vabbè, comunque, se si sbriga a salire, perché l'inizio dei giochi è sempre lento? Vabbè, è sempre lento, non so se caricare questo gameplay, diciamo, ma boh, dipende come viene, comunque. Se lo state sentendo, comunque lo state guardando, vuol dire che è il primo. Allora, lo facciamo lungo? No, non lo so. Boh, io volevo finire il primo capitolo, beh, che la bussola. Ma la bussola è quella. Ah, ecco, giusto. Ma perché non mi fa correre? Porca quella miseriaccio. No, non mi fa correre sto bastardo, veramente. Porca. Allora, vai, vai, vai. Superiamo la barriera. No, un barriere non si vuole far sprecare. Perché vediamo un po'. Andare a dare fuoco alla gente. Ehi, Snapta, come cavolo ti chiami? Snapta. Ah, ok, si è aperto. Guarda che bello il giochino con l'accendino. Ecco, non proiettile lo fa. Dai, rimaniamo soli con cane. Non che abbia situazioni strane, volevo solo girare un po' con cane per parlare su. Sbaglio di fare il collino alla barba che prima nell'uno non ce l'avevi. No, scherzo, uccidi tu il brucio. Su. Ah, secondo me, boh, sono convinto che nell'uno non ce l'aveva. Né la bandana, né tutto come cavolo è vestito adesso, cioè. Sembra uno scolaretto. Oddio, aiuto. Perché mi trapassa, ok. Tiro fa gli occhi. Bruciamo i tuoi bambini. Allora, l'obiettivo adesso attuale è sempre segui Khan all'incontro con Miller. Tetro si chiama. Vediamo se c'è qualcosa in giro di strano, comunque di diario segreto. Quello che lui parla e noi non lo caghiamo di striscio. Una K. No, non è mia. Ok, eccolo qua. Incontro con Miller. Dai. Tutti in questa posizione. Ecco qua. No, ma pensavo fosse un gioco da tavolo con me. Che belli i bambini che si divertono a disegnare. Mi ricorda l'asilo questa stanza, guardate. Tutti i libri con i matite colorati e tutto. Allora, guardate che bello il mio accendino. Ora voglio che tu lo vedi. Questo qui è tutto graffiato in faccia. Poveretto, lo hanno martoriato i mostri là, non mi ricordo più come si chiamano. Non sono i tetri, come si chiamano gli altri mostri ciottoli, quelli schifosi? I nosalis, tipo. Vabbè, potrebbero essere stati loro a martoriare in questo modo. Sono cuori questi qua, no, sono picche. Picche? Poi cosa abbiamo qua nella mappetta? Non-cut bodies, che cavolo? Pinks? Rai? Rex? Ah no, Rai? Pinks? Che cavolo vuol dire Pinks? Vabbè, il terzo, il quarto Rai, questo in qualche lema. Che palle di incontri con Miller. No, wow, psicopatici, via mio amico, via, ti sparo. Oh. Ok, ora mi vuole da me la sua e basta. Io mi trovo in mezzo. Mi metto dietro così non mi vede. Guerra si avvicina. Dai. Allora. Ok, un'informazione dovrebbe essersi aggiornata. Trova il tetro nei giardini. Ma che cavolo mi stai dicendo? Come trova il tetro? Vabbè. Ecco ragazzi, guardate. Ok, nuovo appunto. Appunto 1, bella. Andiamo con questa tipa. Voglio vedere che arma gira tu. Vabbè. Non posso vedere l'arma. Ah, ok, così è. Ah, no, visore. Aspetta. Allora, batteria. Qua cos'è l'accendino? No, che cavolo è sto? No? E kit medico. Ah, ok. B. X, Y, la torcia. E A, mi sembra cos'è, i minuti del coso. Allora. Comprensione.
trovare il titolo nei giardini. Dobbiamo andare, suppongo che dobbiamo andare nei giardini utilizzando la metropolitana. Anzi, facciamo ancora 5 minuti. 6 minuti, tu. Però dipende comunque. Allora, io proseguo tutto, magari troviamo qualche documento. Anche se non stavo. Oddio. Che cavolo è successo? Ok. Un treno per il passato. Solo un anno fa ero in cima alla torre della televisione. Un anno è passato, porca miseria. Mi si hanno lanciato. Ah, ho capito. Dobbiamo andare ai giardini botanici per recuperare, per trovare questo piccolo tetro. Ma come l'ho lasciato stare? Cosa avrà fatto di male? Allora, usiamo il mio bellissima K. Guardate, secondo me hanno migliorato l'impostazione di gioco. Come, diciamo, menu e tutto. Utile. No, sto continuando a premere RT a caso per sprecare proiettili. Comunque, allora, ora mi sta cominciando a piacere. Diciamo che l'inizio non è che sia stato bellissimo, eh? Potevano fare qualcosa di più entusiasmante. Allora, dai, apriamo. Su. Allora, tutto a buio, che bello questo ambiente. Io voglio uscire in città. Prima vado in città e prima mi accontento e sono felice. Ok? Le regole saranno queste. Ah, ecco, un fucile di precisione. Usa LB per accendere la torcia. Ma io uso LB per accendere la torcia, ma non me la accende. No, ora. Cos'è sta roba? Che bello! No, fantastico. Ragazzi, non posso correre. Con che cavolo di tasto devo correre? Ok, apriamo la leva, dai. Ora si inizia a fare. Inizia a crearsi un po' di suspense. Non so delle munizioni. No, niente. Ma strano tutta sta gente non abbia niente. Che poveraccio schifoso. Poveraccio ovunque, guardate. Spariamo i colpi, che è sempre bello sparare. Ok, apriamo. Oddio. Posso aprire o devi darle ordine? Ma cosa vuoi che ci sia in queste fogne? Abbiamo ammazzato tutti i tetri. In Osalis, se arrivano, fanno degli urli come dei caratini. Sembra che siano per vomitare quando ci dico, infatti. Ok, è morto. Bene, io volevo. Ragazzi, volevo provare. La nuova arma, questa, andare in giro con questa come un esperto cecchino russo. Ah, ok, aspetta. Ah, diamo fuoco ai ragni. Un altro diario, prendetelo. Appunto, quello che è. Ok, torniamo indietro. No, avevo già distrutto queste ragnatele. Ok, devi salire prima tu, posso salire anch'io? Ah, deve indossare la maschera. Bella, saliamo. Bella visuale, guardate. Quanto è lento salire, io voglio correre. Mi ricordo che cioè, sì, in tutti i giochi si può correre, tranne in questo gioco. Mi pare strano che ancora io non possa correre con la levetta. Saliamo. Piero? Ok, vabbè, dai. Andiamo, non abbiamo fatto molto in questo gameplay, devo dire. Questo walkthrough qua. Ok, apriamo questa stupida grata. E io direi di stopparlo qui quasi. E di riprendere direttamente col qui. Sono arrivato dove speravo. Quindi riprendiamo qua il prossimo video. Quindi partirà esattamente da qua. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi, commentate, votate, fate quello che volete.